sui CCCP, però appunto i CCCP marcavano la loro differenza, visto che il loro disco più famoso si richiamava, no? Lo stesso titolo dell'opuscolo di Mao contro Togliatti, sulle divergenze tra il compagno Togliatti e noi del 1961, se non sbaglio. Comunque, io credo che il tema che ci è stato proposto sia molto vasto ed ha, diciamo, tantissimi punti di fuga, e quindi cerchiamo di delimitarlo. Rappresentare il terrorismo. Innanzitutto rimanda a un problema più generale, che è quello della rappresentazione della politica nel cinema, che per quanto riguarda gli storici richiama un altro problema, e da cui la diffidenza degli storici per le fonti audiovisive e tanti problemi che nascono su questo terreno, cioè che è quello della distanza tra i tempi della vita, adesso per semplificare, i tempi del cinema. E allo stesso tempo rimanda anche a un'altra questione, che è quella della profonda diversità tra la scrittura filmica e la scrittura cinematografica, su cui temi questi che voglio solo citare per dare idea della complessità di questa questione. Sul problema della rappresentabilità della politica, entrando più nel merito, si va su un nodo centrale della questione del terrorismo italiano, cioè quella di raccontare una vicenda complessa come quella del terrorismo, soprattutto di sinistra, perché su quello di destra sarebbe un discorso, diciamo, più complesso, no, non più complesso, però diciamo un altro discorso per alcuni versi, senza da un lato rappresentare i terroristi come delle macchine della violenza, dei fanatici ideologizzati, o viceversa, com'è sempre nel cinema, com'è spesso, farne sostanzialmente degli eroi, fare scattare, anche se involontariamente, un meccanismo di identificazione tra loro e il pubblico, perché noi quando vediamo un film, anche in cui c'è una rapina o un attentato, alla fine speriamo che quell'attentato e quella rapina venga compiuto e non il contrario. Adesso scusate, sto semplificando, ed è inutile stare, diciamo, a spiegare il motivo, la fascinazione della violenza nella televisione, nel cinema, perché, diciamo, è abbastanza ovvio. D'altronde anche il film sulla Baader-Meinhof, che viene presentato stasera se non sbaglio, è un film che, almeno a me personalmente, lo dicevo prima, Gianfranco, mi ha colpito, perché tutto sommato quella banda di belle ragazze e di giovani sessantottini che volevano spaccare il mondo, tutto sommato, con tutte le connotazioni negative che l'autore poi ha messo, soprattutto poi sull'ideologizzazione, la seconda parte, che poi è la parte migliore del film, quella su il carcere di Stammai, nonostante tutto uno ha voglia di partecipare, diciamo, alla banda Baader-Meinhof, o comunque poteva essere una delle opzioni. È una banda di pazzi, però non era una banda di pazzi così. Sì, ma nascere delle belle ragazze, probabilmente. Sì, sì. Alla fine quel film, pur volendo essere presentare una banda di fanatici, rappresentava quella banda di fanatici con la sua fascinazione, anche in quel caso. Non è un caso, scusate la ripetizione, che i film tutto sommato più riusciti, la maggior parte, adesso devo tagliare con l'accetta questa riflessione, sul terrorismo sono quelli, negli ultimi 25 anni, che non lo hanno affrontato di petto, in genere, ma lo hanno preso per una strada laterale in cui la scelta della lotta armata o le vicende terroristiche venivano affrontate da un punto di vista che non era quello diretto o il racconto diretto dei terroristi. Pensiamo a Colpire al cuore di Gianni Amelio o La mia generazione della Labate, che era un film non stupido da questo punto di vista, o la parte sul terrorismo, è un film per cui non ho condiviso l'entusiasmo, ma diciamo la parte sulla terrorista nella Meglio Gioventù, o pensiamo, per quanto riguarda il terrorismo tedesco, a Heimat, no? È la vicenda di quella ragazza che poi entra nella lotta armata dopo che bruciano l'asilo dove faceva intervento, insomma, in un qualche modo. Cosa? La seconda volta, appunto, tutto un tipo di film in cui c'è una riflessione su. Attorno Colpire al cuore era più in media stress, perché ad esempio era un film realizzato quando ancora il terrorismo era forte,
è attivo, però anche lì, da un punto, anche se quel film ha avuto una storia produttiva complicata, aveva un altro finale, vabbè, comunque diciamo quello se ne potrebbe parlare a parte, perché ci fu un intervento censorio da parte della Rai che gli fece cambiare la sceneggiatura, vabbè, però comunque alla fine il risultato fu positivo. E quindi qua si torna ai problemi rispetto alla memoria sugli anni 70, che dei libri importanti come quello citato prima o come quello di Giovanni Moro hanno sottolineato. Una memoria collettiva appunto che non riesce a sedimentarsi, e non tanto per la questione dei misteri ancora aperti sul terrorismo, anche se molte questioni sono tuttora aperte. Non abbiamo nessun mandante condannato per le stragi nere, e questo, solo questo elemento dà l'idea, o così come le tante questioni aperte che gli ex terroristi non ci hanno raccontato sul caso Moro e su tanti altri aspetti, soprattutto sull'area di connivenza attorno al terrorismo eccetera, che ancora non conosciamo. Ma più in generale perché quel decennio appunto manda messaggi contraddittori, e quindi e non è inquadrabile, come spesso avviene, in una dimensione unicamente plumbea, di anni di piombo, insomma. Anche la storiografia su questo si è divisa, e la riflessione di De Lura in quel senso dà degli elementi in più, anche se poi tende a convergere su quella del più grosso, diciamo, libro manifesto da questo punto di vista. Libro manifesto nel senso di pensare gli anni 70 come un'epoca di liberazione, di secolarizzazione, di modernizzazione, eccetera, come quello di Guido Krains, no? Che riprende per molti versi i temi stessi della nuova sinistra degli anni 70, rielaborati, ma che nella sostanza vede poi gli anni 80 come la grande chiusura, la fine di ogni speranza di cambiamento della società italiana, di un cambiamento profondo. Un altro problema che appunto viene sottolineato è che opere degli ultimi anni, come anche quella del figlio di Calabresi, eccetera, o anche di Fasanella e di altri, hanno sottolineato, e cioè il fatto che sostanzialmente nello spazio pubblico si è dato principalmente la parola agli ex terroristi e non alle vittime, diciamo, della violenza terroristica degli anni 70. Hanno occupato molto la scena, e hanno occupato la scena anche perché in questo profluvio di memorie c'è stata una storiografia o un giornalismo che si è molto anche appiattito su queste memorie, insomma, non riuscendo poi a usarle per quello che erano, come una fonte molto parziale, come un punto di vista. E invece abbiamo tutta una pubblicistica in cui queste cose sono state presentate, operazioni che poi sono state compiute anche a altissimo livello. Pensiamo all'intervista di Rossana Rossanda a Moretti, insomma, un intellettuale raffinatissima, ma che alla fine non faceva altro che dare un megafono a Moretti stesso ed esporre il suo punto di vista senza sostanzialmente un vero contraddittorio. E quindi l'importanza di un lavoro sulla memoria è un lavoro di storia, anche perché i libri di storia sul terrorismo sono ancora libri di giornalisti, nella sostanza. Non c'è una storiografia ancora forte, diciamo, siamo in una fase aurorale, insomma, e questo, una memoria che non deve essere ovviamente vendicativa, e espressione della rabbia per la rimozione di quei morti dallo spazio del discorso pubblico, ma in un qualche modo che restituisca, diciamo, il senso di quelle vite, tutta l'umanità a questi personaggi, e una memoria che poi deve diventare storia. D'altro canto, gli anni 70 oggettivamente, lo dico appunto come studioso, sono di difficile interpretazione. Cosa scegliamo degli anni 70? È la vittoria sul divorzio del 74 o il caso Moro, la strage di Brescia o invece lo statuto dei diritti dei lavoratori, il nuovo stato di famiglia, il movimento delle donne oppure i pestaggi davanti alle scuole? Non è facile, insomma, no? Scusate la semplificazione, però in un qualche modo è un dilemma che poi ci si trova di fronte quando poi si devono tirare linee generali dell'interpretazione di quel decennio.